Siamo qui praticamente davanti a Caffè Nero Bollente. Io sto dentro Abruzzo Web TV in compagnia di Elisa, che voi non vedete perché sta mandando la telecamera. Elisa mi deve fare delle domande, però siccome non le conosco gliele chiediamo. Eli, che cosa mi devi chiedere? Se no ti faccio la risposta senza domande. Fai tutto da solo, vai a ruota. Perché mi trovo qua? Sì, esatto. Beh, insomma, a parte che l'Aquila c'è nel cuore, poi non mi addentro perché sono di cuore tenero, e anche perché qua a meno di 200 metri per 5 anni ha studiato mia figlia e Padre Eterno ha voluto che qualche mese prima cambiasse casa, perché quella casa ovviamente non c'è più. Che devo dire, in emozione perché rientro in questo corso per la prima volta, mi hanno saputo fare un po' di coraggio. L'occasione è un'occasione bella, quella di sostenere per quello che posso, perché lei è già grande, è già forte, sostenere Stefania Pezzopane. Siamo molto amici, c'è una grande stima reciproca, è una persona che ci siamo sempre voluti bene, abbiamo fatto delle attività straordinarie, stupende, serate, ricordi bellissimi, e non potevo mancare al minimo appello di Stefania. Vengo a sostenerlo per quello che posso fare io. Certo, io sono una persona poco raccomandabile, insomma dico un sacco di stupidaggine, come tutti i giullari nelle stupidaggini cerco di dire la verità. Poi se riesce va buono, se non riesce sarò impiccato. Questo è tutto. C'è una domanda di riserva? Sì, che ha preparato qualche sketch particolare? No, veramente non so manco che facciamo. Tra l'altro sono stato a fare le prove fino a pochi minuti fa, perché ci hanno chiamato a sorpresa per rinnovarci l'invito. Per il secondo anno consecutivo stiamo con tutto il gruppo al concertone di primo maggio, e quindi siccome la canzone l'ho scritta apposta, stavamo a preparare queste canzoni, ero concentrato su questo. Canteremo due canzoni bellissime. La prima è dedicata a uno e si intitola Mario faccia gamba, poi ognuno se la giusti come gli pare. Spero che Monti riesca a sentire questa canzone. La seconda, siccome a primo maggio il tema di quest'anno è viaggio, sogno, speranza, io, insomma, abitando la parte dell'Abruzzo Citeriore, l'unico viaggio che facevamo da bambini era quello del Pecorale, che parteva da Teramo e Iemene nelle Puglie. E quindi un brano, l'unico viaggio veramente agricolo, affascinante, che mi ricordo era quello del Pecorale. Era il secondo brano, si intitola Beh, fa la pecora, beh, bella vita se duresse per me, perché la pecora fino a che non viene ammazzata, fa la villeggiante, va a spasso, magna, eccetera. E niente, sono due brani giocosi, scherzosi, speriamo di fare bella figura e soprattutto di non far fare una brutta figura a tutto l'Abruzzo, va bene? Però di più non so, perché un Padre Eterno quei madate, certo, se avessi stato bella avessi fatto l'attore, se avessi stato intelligente potevo fare un professore, faccio lo scemo, abbiate pazienza, boh. Ciao. Abruzzo Web, dobbiamo fare una cosa proprio fatta bene, che io ogni tanto entro sul vostro sito per sapere un po' di pettegolezze, che cosa quando riguarda l'Aquila, siete molto attrezzati, siete molto intriganti, e anche perché se avete questi giornalisti come la signorina che mi sta tenendo testa, è tutto dire. Domande di riserva? No, basta, abbiamo finito. Eccoci, ha finito la pellicola, abbiate pazienza, ciao. Stefania Pezzopane questa sera un supporter speciale. È un amico da tanto tempo, Duccio, come tutti lo chiamiamo, ma il suo vero nome è Germano, e mi ha chiesto lui stesso di venire a fare con me un incontro. Naturalmente lui canterà e farà il suo gioco di parole, sempre molto divertente, e per me era impossibile rifiutare una proposta così carina e così graziosa. E con Duccio abbiamo fatto molte cose belle, una di
questa è stata l'inaugurazione del Parco della Transumanza quando ero presidente della provincia, e abbiamo organizzato anche momenti di solidarietà importanti anche dopo il terremoto, quindi questa sera è un'amicizia che si consolida, è anche un'occasione per fare un incontro qui nel centro storico con i cittadini a cui ovviamente sto chiedendo aiuto e sostegno per continuare il mio impegno in comune, per continuare a fare cose che penso siano necessarie per la nostra città, anche in campo culturale, anche in campo sociale di coinvolgimento. E credo che sia un amico dell'Aquila oltre che un amico mio, e in questo momento abbiamo bisogno di amici. È una campagna elettorale dura, difficile, e addirittura mi sono beccata un'annunciata querela solo per aver posto delle domande al vicepresidente del Consiglio De Matteis. Noi qui non quereliamo nessuno, noi qui cerchiamo di portare avanti un progetto e magari di farci anche qualche piccola simpatica risata con Duccio.